Bene, buonasera signore e signori, benvenuti al Paladozio, terza giornata di campionato, campionato di Serie B maschile di pallavolo. Di fronte la capolista pallavolo Saronno, alla sinistra dei teleschermi, a destra per ora il fanalino di coda Albisola, provincia di Savona. Agli ordini del nostro condottiero, il confermatissimo Pierluigi Leidi, abbiamo come il numero 2 Coscione, con il 9 Della Pietra, il secondo palleggio, come opposto Alberto Cafulli e Axel Cheli, come schiacciatori Gaggini, Canzanella e Rigoni, come centri Buratti, Spairani, Falanga e il giovane Ronzoni, libero Gabriele Rudi e secondo libero Giorgio Guglielmo. Veniamo alla squadra ospite con Assalino, Donati, Campi, Buzzi, Turco, Repossi, Gobbi, Bottaro, Hernandez, Pecorari, Lusa e Bisio, agli ordini del primo allenatore Luca Leoni. Completiamo il nostro staff con il secondo allenatore Nicolò Mangiatordi e l'assistant coach Stefano Scarpino. Un grazie a tutti i preparatori dello staff della Pallavolo Saronno che hanno tenuto botta anche questa settimana e hanno permesso di schierare i giocatori anche con qualche problema fisico. Teniamo a riposo Buratti, esordisce in Serie B il giocatore del nostro vivaio, non ancora diciottenne, quindi senza la patente ancora, Ronzoni, con il numero 4, mentre ritrova al posto titolare Canzanella assieme a Gaggini. Diagonale Coscione, Cafulli. Capitan Spairani è ancora in panchina dopo l'infortunio corso nel primo turno dei playoff dell'anno scorso. Lussazione alla spalla, quindi con calma cerchiamo di recuperare la sua forma. Batte Albisola con il numero 10. Cafulli attacca, riprendiamo al centro, vai di Ronzoni, bella veloce di Ronzoni. Dovrebbero giocare Bottaro e Assalino come due, come gli S2 per gli ospiti. Hernandez in palleggio, il giovane Hernandez, e l'opposto Lusa. Coscio in battuta, invasione di Saronno, uno pari dopo aver tenuto l'attacco di Lusa. Il numero 14 in palleggio, Hernandez, giovane del 99, come del 99 anche l'opposto. Ricezione di Gaggini, può giocarla in teoria veloce, ma Coscione sceglie ancora la palla al nostro S1, ma in posto 2 il nostro Mancino in mezzo al muro. Batte Gaggini dalla sua solita posizione in 5, salto flot e con il suo solito salto a un piede ace direttamente sul libero della formazione ospite. Donati, il numero 11, vediamo se lo cerca ancora. Sì, difficoltà ancora. Canzanella sbaglia il rigore, 3-2 per Saronno. Ringrazio Albisola. Albisola reduce da due sconfitte per 3-0. Buona rice di Gaggio, buona rice, scusate, di Canzanella. Gaggini chiamato dalla seconda linea, non perdona, 4-2. Saronno
ha esordito in casa due settimane fa con un 3-1 molto sofferto contro Cirié, la squadra del nostro ex allenatore Vittorio Bertini. Poi è andato a Cuneo domenica scorsa e ha sfoderato la partita più bella dell'anno per ora. Falanga Mura, il numero 2, difende Coscio, tiene ancora il muro di Albisola. Sarona non si capisce, palla dietro, Falanga non chiude bene e Losa chiude l'attacco, 4-3 per Saronno dopo una scarsa comprensione in attacco tra Coscione e Cafulli. Tutti si aspettavano la palla in 6 per Gaggini. Rudi un po' in difficoltà, non ce la fa passare Anzanella, 4 pari. Va in battuta Buzzi, C2, mentre l'altro centrale è Repossi, C1, posizione di C1. Palla fuori, se non erro, da questa posizione, sì, possiamo confermarlo. Inizio di studio, qualche errore da una parte e dall'altra. Avanti noi per, diciamo, un break. Cafulli in salto, non in float ma in salto spin, abbatte la tower dei nostri, anzi non è una tower per fortuna, del nostro staff di analisi. 5 pari, in battuta Albisola. Rudi in ricezione, Rudi ancora, Coscione la mette. Di mantenere un livello di gioco, ripeto, alto, non rimanere impantanati negli errori. Per ora già 3 errori tra attacchi e battute, quelli di Saronno, quindi dei 5 punti degli avversari più della metà causati da noi. Canzanella tiene molto bene, in difficoltà la ricezione di Albisola. Rudi ha qualche difficoltà, adesso lo usa, un bel 4, non passa. Mancino giovane del 99, comunque 18enne di buonissime speranze per giocare in Serie B. Poi da questa posizione poco si vede, ma la tecnica ce l'ha e l'altezza pura pure. Canzanella in battuta al salto, non forza. Albisola può giocare ancora sull'opposto, tiene Cafulli e Gaggini fa il punto mani fuori su una palla non perfetta di Coscione, ma girava moltissimo la palla. Buona Saronno in difesa in questo momento, è ben piazzata, il tifo è piazzato pure lui. Pestato Canzanella, quindi è giusto il punto affidato agli avversari. 8-6, in battuta il numero 2, Falanga non perdona, Tesina al centro su battuta del numero 2 Assalino, S2. Falanga in battuta, molto fuori. Non posso giudicare se è la sua battuta al salto preferita a quella spin, di certo l'ha proprio ciccata, per dirla tecnicamente. Abbiamo il numero 10 adesso, Repossi,
sia pestato Cafulli. Buona la palla, buona l'intenzione, ma è entrato in prima linea. Batte ancora il Bisola, sono due le lunghezze, ma credo anche forse una da recuperare. Rudi, buona ricezione. È ancora giù Ronzoni per il 17. Vai Ronzo. Adesso siamo... I punti non sono corretti. Dovrebbe essere 10-8. Invece ha segnato ancora 9-8. Il punteggio adesso è corretto, 11-8. Ce ne siamo accorti anche noi, e forse 11-7 addirittura. Coscione batte salto flot, che è la sua specialità. Specialità della casa Coscione. Settimana scorsa la casa Coscione ha visto un derby in famiglia. Mattia contro il fratello maggiore. Saranno contro Cuneo, abbiamo vinto 3-0. Adesso time out richiesto dagli ospiti per mettere un po' di pressione a Coscione. Da quest'anno non ci sono più i time out tecnici, quindi sono solo discrezionali, due a disposizione per ogni allenatore e per ogni set. Saranno è prima in classifica assieme a Sant'Anna Torino e a Caronno. Si prospetta tra un paio di mesi un derby incandescente. Malnate ha un punto in meno. Ecco qua abbiamo un attimo una gradita entrata. Sto parlando proprio adesso di Caronno, che, con quale si prospetta un derby tra poco meno di due mesi infuocato, e l'allenatore Bruno Feltri. Perché infuocato? Perché siamo per ora primi in classifica, tutti e due, quindi il punteggio in palio è molto elevato. Vedremo fra due mesi chi dei due sarà primo in classifica. Ecco, speriamo almeno per ora noi tenerla, però vabbè, non essere troppo scaramantico. Adesso stiamo facendo giocare un ragazzo, sì, che è nel nostro giovanili, ma che è di proprietà di Caronno, che è Ronzoni. E beh, vedi come Caronno si presenta bene. Esatto, speriamo che poi non si presenti così bene quando giocheremo il primo derby. Non so se l'abbiamo in casa o fuori casa. Non me lo ricordo. Siamo preparatissimi tutti e due, vedo che abbiamo studiato le cose. Adesso lo tolgo dall'imbarazzo, però ricordiamo che Bruno Feltri è anche campione d'Italia, o sbaglio? Sì, qualche annetto fa. Esattamente quanti? Probabilmente prima che nascessi io, che sono del 70. No, dai, nell'80. Avevi 10 anni. Bene, e raccontaci un po' dello scudetto. Ma era bello perché ero più giovane io, questo soprattutto, e perché avevo veramente dei ragazzi splendidi, cosa che spero di riavere in questi mesi. Quindi vuol dire lo lanci, ma nel senso che i ragazzi di Caronno, oppure porterai tutti i ragazzi di Catania su a Caronno? Beh, i figli di quei ragazzi di Catania ormai. No, beh, ma ripeto, al di là di tutto l'importante è che ci si diverta, questo è fondamentale. Benissimo, sono d'accordo anch'io. L'importante è, come dire, che la pallavolo rimanga comunque un gioco, anche se poi tecnicamente, voglio dire, anche emotivamente importante nei momenti topici della partita, ma che non diventi quello che il calcio ormai è diventato nel panorama sportivo italiano. No, sicuramente il calcio vive altre sensazioni. Noi ancora abbiamo delle belle e umili sensazioni. Esatto, sudore della fronte, la fatica di allenarsi in settimana per giocare un'ora o poco più, magari in palazzetti anche non proprio all'altezza, però è la passione per questo bellissimo gioco. Sì, comunque chi ancora sta qui a vedere e a faticare con questo sport non può
non essere un appassionato estremo. Esatto, noi sì lo siamo anche appassionati e lo commentiamo, potremmo stare a casa a vedere Milan-Juventus, ma in realtà siamo qua. Il palazzetto comunque risponde tutto sommato abbastanza bene, nonostante la concomitanza con il big match del campionato di calcio. Abbiamo messo apposta questi orari per scompaginare un po' le carte, ma soprattutto per permettere agli allenatori come Bruno Feltri, che poi giocheranno in prima serata alle 9, di venire a vedere prossimi avversari. Voi giocherete a breve contro Albisola? No, noi domani saremo a San Mauro Torinese contro il Sant'Anna, ecco perché sono relativamente, guarda caso, in palestra, in un'altra palestra, ma sempre in palestra. Ecco, Caronno gioca domani con Sant'Anna, che ho detto prima, è anch'essa prima 6 punti, quindi scontro al vertice tra Sant'Anna e Caronno. Intanto l'attacco di Falanga non è andato giù, però secondo attacco di Gaggini dalla seconda linea, positivo. Quindi Albisola sta crescendo in difesa, sono una squadra nella diagonale piuttosto giovane, 2,99 tra palleggiatore opposto. Invece abbastanza esperti nelle diagonali, non penso che sia disponibile Pecorari, che è un 74 addirittura. Canzanella prima ha esordito positivamente in battuta, adesso il numero 10 ospiti ci regala una palla fuori, il capitano adesso dovremmo recuperare anche il nome, tra poco arriverà. Ancora il nostro Canzanella in rete, andiamo ragazzi, teniamo botta. Abbiamo come numero 10 il C1 Repossi, in battuta il numero 2 Assalino. Di prima intenzione Coscione la fa questa, non dovrei dirle queste cose al buon Feltri, ma Feltri poi le partite se le studia, quindi non è che gli anticipo moltissimo, e poi si vedono, voglio dire, ha allenato pure me nell'ultima fase della mia carriera, e se c'è un allenatore che vede bene le partite, per carità, è proprio lui. Falanga, secondo errore in battuta, è meglio che si cambino su questo fondamentale alcune scelte tecniche. In battuta ancora Albisola con Repossi, sotto di 4 lunghezze, palla fuori. Non è una grandissima partita, vero Bruno? Probabilmente se stavi a casa a vedere la beneamata Juventus era anche meglio per il momento. Diciamo che tecnicamente non ci siamo persi molto, il livello di tensione agonistica è abbastanza basso. Sta tenendo un po' il palazzetto infuocato il nostro tifo? No, dai, il problema è sempre quello. Saronno sicuramente una squadra di livello superiore, poi giocare contro una squadra relativamente giovane che non so fino a che punto possa impensierire fa calare un po' l'attenzione, ma è normale, insomma. Sì, infatti, allora, verissimo, noi con Cirié scontavamo questo aspetto, anche Cirié, ancora Lonzoni, quindi 3 su 3, scontavamo l'effetto gioco contro una squadra che è nettamente alla portata, però era anche la prima partita, l'abbiamo giocata veramente male, se non nei 2 set che abbiamo vinto a 15. Contro Cuneo invece abbiamo giocato, a dir degli addetti ai lavori, una signora partita. Gaggini ancora pescato la ricezione di Albisola in difficoltà, appoggia Rudi, palla buona di Ronzoni, attacco sul numero 14, 4 su 4 Ronzo, tenuto ecco precauzionalmente a riposo Buratti. Spairani deve ancora tornare a recuperare dall'infortunio, quindi con calma. 20-14, Saronno contro le squadre al top anche l'anno scorso nella fase finale del campionato ha reso al meglio, forse questione di concentrazione o di preparazione della partita. Cosa ne pensa una vecchia volpe dei campi da pallavolo come il buon Bruno?
Vecchia sì, Volpe forse un po' meno. Comunque penso sia un campionato, almeno per quello che ho visto fino adesso, abbastanza equilibrato dalla seconda, terza squadra in classifica. Saronno può solamente rimanere in alto, lo deve fare, è costretto a farlo, a meno di qualche sgambetto in due derby, vedremo. No, ce la sta un po' tirando, un po' come se dicessi la Juventus deve, palla fuori, la Juventus deve vincere, deve fare il triplete finalmente. No, ecco, da buon tifoso juventino, Bruno Feltri, scaramantico al massimo, dice non è la stessa cosa, o è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Bene, anche perché la Juve di triplete li ha solo sperati, non li ha vinti, per cui per ora vediamo di tenere botta noi. Abbiamo recuperato l'acqua, grazie Mattias. Abbiamo anche superato il 20. Adesso il coach fa un cambio tattico e tecnico in battuta. Kelly, che è l'opposto al posto di Ronzoni. Ha una buona battuta l'opposto di Segrate, che l'anno scorso ha giocato fino a gennaio, poi per problemi di studio è rimasto fermo. L'abbiamo recuperato grazie alla fiducia concessaci da Segrate. Buona, si presenta subito bene, in difficoltà Falanga, recupera palla dentro, sì, nei 9 metri preciso, palla molto, passa molto alto Falanga, da questa posizione non si vede, più apprezzabile da sotto. Axel Kelly, buona qualità in battuta, pescherà ancora probabilmente il jolly sul libero o sull'S1. L'S1 però si è spostato giustamente, la palla è andata di un soffio fuori. Cambia ancora e poi rientrerà Rudy come libero. Anche Albisola fa girare un po' le persone. Cambio tra i centri. Entra il numero 1 al posto del numero 10. In battuta Buzzi, in quella posizione C2, quindi lontano dal palleggiatore. Palla nettamente fuori, più di un metro, sempre cercato Canzanella. Tendenzialmente il leitmotiv tecnico di Albisola è quella di pescare in ricezione il ricettore in prima linea, indifferentemente se sia Gaggini oppure Canzanella. Ancora in difficoltà Albisola, molto in difficoltà, meglio per noi, la palla a mezza rete dello schiacciatore, il numero 2 Assalino. Andiamo con Cafulli, che batterà penso salto flotte, esatto, che è la sua specialità. In difficoltà, benissimo ancora i nostri, palla di Falanga senza rischiare. Abbiamo sbagliato un rigore all'inizio del set con Canzanella, il suo conterraneo napoletano Falanga la mette questa volta. Chiudiamo il set con un commento veloce, 25-16, il livello tecnico, il divario tecnico è evidente, come diceva anche Bruno Feltri. Sentiamo delle sue considerazioni ulteriori. Beh sì, fino a questo momento sicuramente Saronno è al di sopra di un bel po', ma del resto se tutti fossero come Saronno sarebbe un campionato durissimo. No, scherzo, comunque c'è da dire che Albisola già aveva dimostrato gli anni scorsi di essere una squadra di medio livello, quindi è un risultato sostanzialmente scontato che serve giusto a riproporre, allenare alcuni schemi. E del resto la squadra di Saronno deve solamente, come dire, preoccuparsi forse solo di se stessa, perché non vedo in questo momento delle squadre che
possano impensierirla poi dopo la partita di Cuneo, a meno di qualche neo immessa che non so, in due derby potrà ancora far qualcosa. Sì, sì, no, è vero che dipende molto da noi in linea teorica per questa prima parte di campionato, cosa si possa vedere, però ogni trasferta è difficile, questo lo sappiamo. Se riusciamo a prepararla bene come con Cuneo, per carità, però deve girare anche tutto bene, perché nel primo set abbiamo vinto i vantaggi, non avessimo vinto sarebbe stata un'altra cosa. Beh, ripeto, a parte gli scherzi, è fuori di dubbio che tutte le carte poi devono venir fuori se si vuole vincere un campionato o arrivare tra le prime. Sicuramente bisognerà darsi da fare, in questo Saronno è sicuramente la squadra più esperta, perché considerando gli ultimi anni e l'ultimo anno scorso, questo non può essere diversamente, insomma. Speriamo che sia un augurio che si concretizzi. Adesso due minuti di pausa e poi ritorniamo. Grazie, ho fatto altro che due minuti di pausa, due secondi di pausa, neanche il tempo di bere un goccio d'acqua. Se le mie vallette, cioè i miei figli, mi passano un po' d'acqua, me la passi Mattias? Niente acqua, non ce la farò più a bere, ma allo stesso modo siamo pronti per commentare un secondo set. Il primo ci ha visti i protagonisti, 25-16, senza storia. Albisola studiava noi e studiava soprattutto se stessa. Non penso ci siano cambi nella squadra di Saronno, con Ronzoni e Falanga al centro, Cafulli in linea con Coscione, Rudi libero, Gaggini e Canzanella, diagonale Canzanella all'esordio, da titolare, nel senso che aveva giocato già la prima partita qualche spezzone contro Cirie. Adesso in battuta Coscione, che è il nostro miglior battitore, mette già in difficoltà Albisola in ricezione, che deve attaccare in quattro. Rudi la tiene, palla è un po' quasi tenuta, diciamo che bene al limite, molto bene così. Il signor Sicco non se la sente di fischiare la doppia. In un'altra partita forse sarebbe uscita la doppia. Sicuramente in Serie C, in Serie D le fischiano molto di più. Ancora Mattia Coscione, grande battuta, sempre il 2 in difficoltà, palla dentro dell'opposto Losa. I giocatori nostri erano disposti in diagonale, ma uno probabilmente dietro il muro non ha visto passare la forte diagonale del mancino da 4, non una posizione invidiabile, ma per Albisola, ma ne è uscita abbastanza brillantemente solo con un break subito. Adesso il 12 in battuta, in mezza rete l'S1, Bottaro, Assalino invece il ricettore, adesso in zona 5 in prima linea, verrà pescato sì sicuramente. Adesso però questa volta Ronzoni salta sul palleggiatore e non sul centro, che piazza una veloce facile. Inesperienza, normale, ci può stare. Nel primo set siamo andati avanti in equilibrio 5-4, 8-7, primo break 11-7 e poi tenuto. Canzanella riceve molto bene. Molto bene la palla di Ronzoni, girato in uno. Buono l'esordio senza grosse problematiche. La palla di Coscione è buona per i centrali, è un palleggio che predilige giocare le palle dietro veloci, e è un buon innesto per i centrali. Ronzoni fa dimenticare la buona cosa di prima con un piccolo errore in battuta, però non a mezza rete ma sul nastro. Tre pari, diciamo su sei punti, quattro errori tra una parte e l'altra. Losa, opposto, tiene Gaggini. Canzanella, troppo bassa la palla. Questo è un errore non tanto dello schiacciatore, ma del nostro palleggio. La palla era molto bassa. O ha sbagliato a chiamare la combinazione.
Ancora Losa per il break, avanti gli ospiti di un punto. Ancora Gaggini riceve. Falanga recupera. Ancora Saronno, deve recuperare la palla. Punto per Albisola. Non una fase gestita bene dalla nostra squadra. Sono i giovani asciugatori con le nuove metodologie. Qua i piccoli tifosi vogliono parlare al microfono, ma non si può, non è permesso ancora. Adesso ancora Losa in battuta, Canzanella qualche difficoltà, palla sicuramente dietro, tenuto, ma invasione di Albisola. Pallavolo è uno sport veramente geometrico ma anche molto strano, vince spesso chi sbaglia di meno, e adesso a questo punto l'abbiamo fatto proprio per un errore degli avversari. Sì, è così, ma bisogna sempre stare attenti a questi errori, perché sono quelli che alle volte fanno, purtroppo o fortunatamente, la differenza. Buona Canzanella, mette giù la palla dopo due rimpalli della difesa di Albisola. In qualche difficoltà la palla non era precisissima, però siamo usciti dalla nostra fase di break subito con due buone battute di Cafulli. Salto float, questa volta fuori di mezzo metro, non era male comunque l'intenzione. Dritto per dritto da 1 a 5 mette sempre in difficoltà la squadra avversaria. Adesso Assalino da 5, sempre su Canzanella. Tiene ancora Albisola. Saronno recupera, difende. Albisola avanti. Saronno tiene. E attacca con Gaggini. Buona la palla. Se difende sempre così Albisola, fare 3-4 volte la stessa azione, poi logora anche gli attaccanti più esperti di Saronno, anche perché poi la battuta, la schiacciata è uno dei fondamentali più complessi da gestire, forse. La ricezione di Albisola era un po' in difficoltà, adesso vediamo Canzanella. Non possono andare a veloce, palla dietro. Rudi recupera bene. Ancora difesa Albisola. Ancora in difesa, recupera. Rudi alza per Cafulli e passa Cafulli, mura 3, ma scomposto. Bene, Albisola difende bene. Difende, è un po' è l'arma per chi non riesce ad attaccare con decisione. Allora difendere bene significa prolungare l'azione e sperare anche nell'errore avversario. Ma dall'esame che magari hai fatto dei video eccetera, notoriamente Albisola ha questo fondamentale dalla sua, la difesa, oppure non è che brilli normalmente? No, il problema è sempre un discorso tecnico di base, è difficile saper solo difendere, bisogna anche saper attaccare. Il problema è che alle volte viene stimolata la difesa perché non ci sono altre armi. Adesso attacca questa volta bene Albisola al centro con il C2, va in battuta il numero 10, Rudi tiene bene la ricezione, palla a Gaggini, tenuto dal muro, palla bassa. Il numero 6 Buzzi non la mette. Se questo è un errore, diciamo, di gioventù,
il palleggiatore non era male l'intenzione di servire al centro, ma o non era pronto da questa posizione, non ho capito se era il centro che è stato molto lento. Falanga questa volta va piano, l'opposto Losa scende abbastanza facile in una zona del campo non monitorata dalla nostra difesa. Evidentemente il muro doveva stare in una posizione, tenere lungo linea, e non l'ha tenuto perché avevamo raddoppiato la diagonale, essendo lui mancino che l'appoggia più sul diagonale lungo. Grande attacco questa volta, sempre 5 su 5 di Ronzoni per essere un esordiente sotto 18 anni, grande partita. Ricordo che il regolamento, essendo un 2000, è uno dei l'unico dei 5 centri delle nostre giovanili Serie C che può entrare senza compromettere le sue entrate successive nel campionato di Serie C. Il regolamento prevede che dal 99 in su possono fare fino a 10 partite senza nella serie superiore senza compromettere la loro permanenza nella serie inferiore. Useremo quest'arma perché gli altri quattro centrali sono tutti del 98 e quindi nessuno può utilmente entrare senza compromettere il cammino della Serie C. Lo ricordiamo, spendiamo due parole, quest'anno giochiamo con una Serie B, con una Serie C e con una Serie D. Adesso un ace su Canzanella che era entrato in linea di ricezione togliendo la palla a Rudi. La Serie C deve assolutamente salvarsi perché non è una squadra under, quindi ha il campionato più difficile, mentre la nostra Serie D è un under 18, bastano 10 punti in tutto il campionato. Gaggini riceve, palla Gaggini ancora, mura 1, il centrale non riesce utilmente a raddoppiare. Come la vede il coach Feltri le capacità di innescare gli attaccanti con il muro a 1 da parte di Coscione? Beh, Coscione è una garanzia, del resto l'esperienza di questi atleti è tale che su palla ricevuta bene è fuori di dubbio che il cambio palla o il punto viene assolutamente confermato, quindi l'unica cosa è poter mettere in condizioni il palleggiatore di non distribuire così comodamente. Questa volta Cafulli fa paura agli avversari, non tocca la palla per fortuna, perché nella mia gioventù ne ho fatti di questi errori. Sul secondo attacco la palla veniva di qua e facevo invasione. Altra palla a volo quella, molto più popolare. Sì, non c'era ancora il cambio palla. Adesso abbiamo pescato qualche momento in difficoltà la Rice di Albisola adesso ha recuperato palla. Losa attacca mani fuori su Canzanella, non compostissimi a muro, 12 per chi riceve, 11 per chi batte. Un momento di stanca, non riusciamo a uscire da questa situazione tecnica con qualche punto di vantaggio. Adesso Buzzi in battuta, Canzanella buona ricezione, palla di Cafulli sempre con muro 1 ma anche scomposto. Non abbiamo un problema a far girare la palla con gli attaccanti con muro 1 subito dalla 2, qualche problema in più con la 4, forse perché i loro centrali sono abituati più a raddoppiare in 4 verso la nostra 4. Time out chiamato dal coach degli ospiti. Commentiamo questo 13-1, qualche nota tecnica da parte di Feltri o nota tattica? No, secondo me Saronno sta facendo il suo senza nemmeno spremersi più di tanto. La squadra avversaria, Albisola, ce la sta mettendo tutta e sta onorevolmente tenendo il campo, insomma.
non sono così fuori dal gioco. Certo è che Saronno si sta permettendo il lusso di giocare anche con dei rincalzi, quindi già questo è positivo per Saronno. Sì, io considero sempre che la pallavolo è proprio un gioco di squadra. Se cambi uno o due giocatori non devono alterarsi gli equilibri in una squadra che punta alle zone alte. Quest'anno abbiamo costruito ancora meglio un ulteriore sestetto, sia per l'allenamento che per dare qualche cambio in più. Buona notizia quella di vedere il nostro giovane Ronzoni, che tiene benissimo il campo. È vero che non è mai stato studiato dagli avversari, lo usa in attacco praticamente senza muro, Falanga molto in ritardo. Non stiamo leggendo bene la loro palla. È anche vero che non c'è quella tensione agonistica in campo e quella tensione che secondo me vorrebbe vedere il nostro coach da parte soprattutto dei centrali, che hanno difficoltà a raddoppiare. È un problema questa, perché non si sono sentiti Coscione e Gaggini. Doveva andare comunque Coscione a prendere la palla, perché lui è il secondo tocco. Battuta di Lusa. Gaggini riceve bene. Palla in lungo linea dentro. Bisogna stare un attimo calmi, sono mandati un po' a male parole prima qualcuno dei nostri giocatori. La temperatura sugli spalti è decisamente bassa, perché il riscaldamento è saltato già all'inizio della settimana. Non siamo ancora, per fortuna, al generale inverno, però dobbiamo risolvere la situazione. Cafulli sbaglia. 15-14 per noi. E sul campo non si vede un buonissimo Saronno. Questa volta punto sacrosanto degli ospiti, che si fanno sentire con le trombe. Chiama time out coach Lady. La pallavolo, ripeto, è uno sport molto particolare, si abbassa a livello di gioco generale l'attenzione, e anche con squadre decisamente alla portata si arriva a 15 pari e non è finita, perché si potrebbe addirittura anche andare sotto. Semplicemente non stiamo giocando di testa. Adesso la squadra avversaria deve non sbagliare nei fondamentali. Si dimostra questa capacità, il set sicuramente si riapre, bisogna vedere la partita. Batte a Salino il numero 2, Canzanella. Falanga in attacco passa facile, perché il muro scomposto del centro del numero 10, il capitano, non è stato sufficiente per arginare l'attacco del nostro forte centro. Canzanella in battuta, mette in difficoltà Albisola attacca, tiene Saronno. Tiene ancora Albisola, la palla di Gaggini, palla all'opposto, seconda linea, questa volta ben chiamata. Arbitri attenti, devo dire, non hanno sbagliato, se non forse a nostro favore, una trattenuta di Coscione. Sì, secondo me la partita la tiene in pugno Saronno, può solamente, ripeto, per disattenzione perdere qualche punto, ma niente di più. Palla bella la battuta di Canzanella, Cafulli, e passa Cafulli, bella questa palla qua, questa è una buona pallavolo, non è semplice da gestire questo colpo. Canzanella ha tirato, tutto merito del Canza che ha potuto gestire una bella palla in battuta, in difficoltà la squadra avversaria, abbiamo potuto ricostruire, chiusa dal nostro posto. Adesso vai Canza,
mettiamola Mario. Questo è ancora un piccolo errore nostro, ma ci poteva stare, perché il palleggio era in prima linea, quindi è giusto che si saltasse su di lui, però si doveva suddividere tra centro e giocatore in posto 4 la responsabilità di chi curare a muro. Adesso il numero 10, beccato Gaggini in ricezione, abbiamo subito un altro break dopo aver passato il più 3, adesso siamo a più 1. Gaggio, Falanga molto bene in attacco, non tiene la difesa, muro aperto, per ora gli ospiti non ci hanno beccato nell'uno contro uno, segno che funziona l'intesa dei nostri centrali o che comunque loro, i loro non sono all'altezza. Falanga lascia il posto a Kelly in battuta. Il nostro giovane opposto da Segrate, avanti ragazzi, fuori di poco, giusta la decisione arbitrale, giusta la decisione di Albisola che lascia la palla, stiamo attenti. Hernandez, altro 99 in battuta, Gaggini in qualche difficoltà, grande palla dell'opposto, castagne dal fuoco nel mese di ottobre fanno sempre bene, ce le portiamo a casa, era una palla difficile da gestire, fondamentale. Sì, a questo punto e con questo punteggio ogni palla diventa un po' più pesante, chi è più esperto deve saperla giocare. Coscione mette in difficoltà l'attacco, Sarono tiene, recupera, ancora Bisola tiene, palla buona, grande gioco. Ragazzi, due bellissime difese di Rudi, attacco da seconda linea di Canzanella, 21-18, palla break fondamentale, l'abbiamo messa. Albisola comunque ordinata in campo, non concede nulla, bisogna giocare bene per portarci a casa la partita. Adesso la piccolina, l'asciugatrice, con le nuove regole non più gli spazzolatori ma gli asciugatori con le pezzuole, vengono chiamati dai giocatori o anche spontaneamente possono muoversi, per ora l'esperimento sta andando bene, nessuno si arrabbia tra allenatori, avversari e giocatori e soprattutto arbitri che potrebbero mettere qualche cartellino giallo in più. Vediamo Rigoni che si aggira nella parte centrale del campo, ancora in tuta, non si prevede un suo cambio a breve, per ora le due bande stanno giocando nei loro standard, più esplosivo Gaggini, più esperto Canzanella. È anche vero che il Canza rispetto all'anno scorso ha giocato meno nell'inizio di questo campionato. La possibilità di avere Rigoni è un'arma in più che permette di far ruotare tre giocatori almeno di banda. Coscio in battuta, non può attaccare la veloce, questa volta Gaggini rischia un po', la palla non era facile, ha girato molto, non poteva fare meglio Coscione anche perché la palla era lì vicino alla stina e nel nostro campo. In battuta abbiamo
il numero 12 degli ospiti, Bottaro, l'S1. Rudi tenuto, Gaggini non era in seconda, era in prima per fortuna, però attacco dell'opposto su Cafulli, mani fuori, palla fondamentale. Adesso bisogna stare attenti alla battuta di Bottaro, banda non molto alta ma piuttosto esperta. Qua è arrivata la polizia, vediamo se distrae il battitore avversario. Rudi la tiene, palla di Cafulli dentro, palla dentro a muro ancora, non ho visto un muro compatto di Albisola, nel fondamentale non mi è parso molto molto attenta questa squadra. Cosa ne dici, Bruno? Ma c'è da dire che comunque Coscione sta palleggiando molto veloce, quindi costruire un muro doppio è dura proprio perché non ci sono i tempi per poterlo costruire. È vero, la capacità del nostro Mattia è quella di mettere spesso muro a uno i nostri giocatori. Saron non recupera la palla in difesa, grande Cafulli. Oh! Muro di Ronzoni, vai Ronzo. Qualcuno ha sentito un rumore della palla che cadeva? Io ho sentito il rumore solo della palla che impattava la mano del Ronzo. Gran murone, adesso speriamo di spaccare il set e la partita in questo modo. Gaggio da 5, andiamo. Teniamola, Rudi, non facile la palla attaccare, adesso ancora murato da Ronzo. Gaggini, vai Ronzoni, tiene Albisola, Saronno e palla giù con Cafulli, molto bene ragazzi, buono la fase di cambio palla, ha tenuto bene Albisola e ancora muro a uno. La capacità di andare giù nei nostri centrali in questi inizi di partita in primo secondo set permette al nostro palleggiatore di far credere alla squadra avversaria che i nostri centrali sono pronti. Ancora murato, forse ancora Ronzoni, direi di sì, direi tutto il set merito del nostro giovane, tre muri e direi facciamoci veramente questi tre minuti di pausa perché la gola ha bisogno di un attimo di stop. 25-21, riprendiamo con il terzo set, 2-0 per Saronno, in battuta va Albisola. Prima parlavo nella pausa con Bruno Feltri, allenatore del Caronno, diceva Caronno ha dalla sua la serenità di essere una neopromossa che ha però allestito una squadra mixta, giovani ed esperti, con una diagonale presa dal Varese, direi che più che esperta, espertissima, che la chiamerei, perché l'opposto ha quasi la metà, no sto scherzando, l'opposto è più giovane, almeno 10 anni di me. Una vecchia conoscenza di Saronno. Si è un po' infortunato l'opposto di Saronno, bisogna vedere un attimino. Pronti a vedere se si è fatto male, è caduto un po' male, bisogna capire se non è neanche saltato, non penso sia una cosa problematica. Altrimenti di aver creato l'urlo. Adesso bisogna vedere se Saronno cambia con Kelly oppure no. Adesso intanto puliscono, asciugano.
La squadra, la, diciamo Caronno, la diagonale da olio di Noia. Nostra vecchia conoscenza da olio, perché ha giocato con noi 2 anni fa. Di Noia ha giocato sempre contro di noi. Palla fuori di Gaggini, 2-0. Comincia nel peggiore dei modi Saronno, dopo essersi rilassata sul 25-21. Partiamo così e cominciamo a complicarci la vita. Canzanella, qualche difficoltà. Saronno, palla giusto, invasione di Albisola, per fortuna per noi, perché avevamo giocato un po' male questa gestione. Il centrale non era scappato via, ha avuto qualche difficoltà Coscione ad alzare la palla. Adesso va ancora Coscione in battuta, ancora, anzi subito in Coscione in battuta. Al primo turno è sempre il suo, o in battuta o in rotazione quando battono prima gli altri. Saronno può recuperare facile. Invasione di Canzanella, evidente questa volta. 3-1 per gli ospiti. L'S1 in battuta al numero 12, che ci ha messo in difficoltà alla fine del primo set, del secondo set. Cafulli con qualche difficoltà, nel senso che la palla non era compostissima, l'ha messa giù. Meno ordinata Saronno del primo set, nel secondo, nel terzo la chiamerei proprio disordinata. Saronno batte fuori ancora con Gaggini. Su 4 punti degli avversari, 2 errori nostri. Un errore in attacco, una battuta fuori e poi anche un errore, nel senso che non abbiamo potuto recuperare una palla alzata in seconda linea. Gaggini invece la tiene. 4 Albisola. Sì, non una grande pallavolo, direi Bruno. Non è che sei un po' deluso di non avere visto la grande Juventus? Sì, la grande Juventus forse sarebbe stato meglio. No, scherzo, comunque va bene così, si ha più coscienza e conoscenza di quello che il campionato ci presenta. Questo proprio non era il caso di vedere. Esattamente, non si capisce se l'aveva chiamata, sì, una seconda linea, ma dalla 1. Non ha fatto neanche in tempo di tornare dietro Cafulli. Batte 5, risponde 3. L'opposto lo usa. Albisola difende in qualche modo. Saronno, ancora Albisola, tiene. Grande palla di Cafulli. Così non si già giocando molto bene, ma siamo un po' troppo dipendenti dagli estri del palleggiatore, diciamo. Poi dopo i giocatori si scornano un attimo con queste giocate, diciamo che non tutte si capiscono, sono talmente estrose che buona Cafu. In rice Albisola non può fare altro che servire l'opposto, ancora noi come opposto. Errore di Falanga, non dovevamo giocare in questo modo, ancora troppa sufficienza. Non è la stessa squadra che ha giocato e vinto bene con Cuneo, ma gli elementi sono praticamente gli stessi.
ancora opposto bene, è Cafulli che sta tenendo bene il campo, le castagne dal fuoco nel mese di ottobre le sta togliendo lui, adesso l'importante è non sbagliare e mantenere un livello di gioco accettabile, perché su 6 punti, lo ripetiamo, degli ospiti siamo almeno a 4 errori nostri. Ancora su 7, 5 errori. Il numero 10, Repossi, in battuta salto flot. Rudy permette una veloce. Attacco buono di Falanga sul numero 1, che non è in formazione, almeno non ce l'abbiamo noi in formazione. È il C3, Falanga in battuta adesso, batterà, sì, battuta in salto, speriamo che non forzi. Esatto, ricezione facile. Saron può attaccare. Saron attacca bene con Gaggini. Ronzoni questa volta non va giù, sporca la sua perfezione in attacco al 100%, con una tenuta in palla tenuta in difesa, seppur con difficoltà, da parte di Albisola. Falanga, teniamola ancora, molto bene. E questa volta il punto Ronzo lo fa, non una grande intesa, nel senso che il giocatore a muro non c'era, avversario, però c'era qualcosa nell'intesa che non l'ha fatto colpire con la massima della forza. Adesso Saron ha messo comunque avanti il nasino. Ancora al centro. Questa volta è un errore di Ronzoni, doppia in palleggio al centro, sì, non era facile la palla, l'appoggio non bellissimo, è andato tutto da quello, la palla volo è molto semplice, era un appoggio sbagliato, viene fuori una... Un appoggio sbagliato fa iniziare tutta una serie di errori che è difficile poi aggiustare. Possiamo allenarla anche tanto, però questo preso in controtempo, Canzanella in ricezione, la battuta non era facile, quella di Hernandez, però era completamente spostato dalla sua posizione naturale il nostro Gaggini. Ancora palla buona di Cafulli, non rischia, un bel pallonetto, 9 pari. Saron sta limitando leggermente gli errori, anche se ci piace sempre ricordarlo, perché la pallavolo la si vince anche con meno errori. La metà, ripeto, almeno 6 sono i nostri errori sui 9 punti degli avversari. Vai Mattia, in difficoltà la ricezione. Saronno con la palla fuori di Cafulli, sì, mi sembra che fosse fuori, anche se si chiamava dentro, ma batte 10, squadra ospite, con qualche cambio è entrato il numero 5 di banda, adesso su Assalino. Errore in battuta di Bottaro, il numero 5 è Campi, un 94, quindi un giovane, 23-24 anni, non così giovane come Gaggini, che è un 96. Buona la veloce, questa volta poco attenti il centro, il Saronno non abituato comunque a questo livello, però la palla era anche difficile da difendere perché era lontana dalla rete, quindi difficile anche da murare. Sta giocando benino al Bisola, il numero 1 è entrato da poco come cambio, va in battuta Gaggini. Canzanella, buona la palla
ovviamente muro a uno quasi scontato. In questi casi bisogna, secondo te, quando sa orchestrare bene così, forzare molto la battuta? Beh, sicuramente oggi come oggi, a questi livelli, una ricezione ben fatta risulta automaticamente un punto, quindi solo costringendo l'alzatore avversario ad andare in difficoltà si può gestire meglio, ma questo non sempre riesce. Sì, non tutte le ciambelle escono col buco, è vero. Poi anche se alzi magari il livello della battuta in quella rotazione, hai una ricezione molto attenta, quindi voglio dire, ecco, l'importante è mantenere possibilmente sempre alto il livello tecnico e la qualità della palla in battuta. Prima o poi ci scappa il break. Se si riesce a organizzare il miglior battitore più efficace con un problema di ricezione da squadra avversaria, allora si possono costruire i parziali. Grande battuta questa di Ronzo, che ha dalla sua una buona battuta in come qualità di palla dalla 5, salto float. Prima in difficoltà è stato messo il numero 12, adesso ace diretto, 13-11. Ancora una buona prova in questo set del nostro giovane centrale, quindi gli innesti non fanno mai male. No, assolutamente, e per questi giovani se non si riesce a trovare l'occasione come questi, dove il livello permette soprattutto la tranquillità al giovane di poter giocare, sapendo sempre bene che un giovane produce errori, c'è poco da fare, quindi se lo si mette in una situazione di tranquillità gli errori saranno sicuramente meno, e questo fa esperienza. Ecco, considerando che di errori gratuiti ne ha fatti pochi, ha fatto adesso è calato come concentrazione, ha fatto una doppia in palleggio, non è andato giù sulle ultime due palle, ma comunque ha un 70% in attacco, molto buono, battute ancora molto buona questa qua, palla fuori, nessuno ha toccato. Sì, la palla fuori, che non l'avesse toccato sinceramente da qua anch'io ho i miei dubbi, anche io scuote la testa anche Bruno, perché ovviamente sembrava palla un po' toccata dal muro, però palla che fosse caduta fuori poco ma sicuro. Meglio per noi, 14-11, andiamo Ronzo, buona, grande muro di falanga, la palla, la differenza la fa il nostro muro attento comunque sulla palla non scontata come quella di Albisolari adesso, che è vero che aveva fuori il centro, ma non è vero, anzi poteva giocare anche al centro, quindi aveva pure tre attacchi. Falanga è stato rapido nel movimento e ha piazzato il muro. Ronzo ha semplicemente sollevato un po' di più la palla, che non è uscita tesa, ma direi che con il suo turno di battute abbiamo fatto 4 punti praticamente, quindi molto buono. Adesso andiamo con l'opposto Lusa, tiene Canza, palla tenuta dalla difesa di Albisola, però per nostra fortuna con un'invasione a muro, 16 Saronno, 12 Albisola, che cambia intanto con Buzzi, che entra al posto del numero 10, Repossi se non mi sbaglio. Il tuffo di Coscione ha seminato il panico, perché sono andati addirittura due asciugatrici, non una, con 3-4 pezzuole. Un attimo sudato il ragazzo evidentemente. Cafulli tenta la palla corta, ci poteva stare, possiamo prenderci forse un solo break mentale, ma la partita non è assolutamente finita. 16-13 per la squadra di casa. Canzanella, bella questa
con un palleggiatore così possiamo giocare alla veloce anche in queste situazioni dove non era scontata. La palla è andata giù perché il centro non se l'aspettava, era stato leggermente in ritardo su una palla chiusa e girata in uno. Canzanella a Mario, teniamola molto bene. Adesso la palla di Banda, Saronno può giocarla facile con Coscione. In questo momento è stato un attimo in disarmo Albisola, ha fatto due grandi errori, una palla non difficile sparata in quattro molto lunga e poi un errore di posizionamento in difesa. Time out, adesso qualche commento a caldo di Bruno. Ma sicuramente Albisola è in grave difficoltà, se poi quelle poche palle che riesce a ricevere anche bene non riesce a trasformarle è dura, insomma, si fa dura, troppo in salita la partita, insomma. Sì, speriamo di tenerla su questo binario difficile, siamo sul Tourmalet per Albisola, sono 5 le lunghezze, praticamente quasi altrettanti punti ci separerebbero dal 25esimo punto. Canzanella ancora in battuta, teniamo il turno, non facciamoci sfuggire questa opportunità, facciamo giocare Albisola. Bene, può giarla ancora di Banda, Saronno ha tenuto, muro tenuto, Saronno ancora, palla all'opposto, nulla. Saronno può andare, tiene ancora Albisola, palla all'opposto e grande giocata finalmente, quarto tentativo, palla andata giù. Cafulli si cambia con Cheli, rispetto all'anno scorso, lo posso dire, adesso parlo direttamente con Bruno che non giocava contro lui l'anno scorso, facciamo molti più cambi, una decisione anche non solo tattica ma proprio tecnica. Il livello comunque era buono anche l'anno scorso, ma c'è proprio la richiesta da parte di tutto lo staff, dei giocatori, di essere sempre, sempre pronti. Vedi che secondo te Bruno è un'opzione interessante per continuare un campionato ad alto livello? Beh, sicuramente per poter mantenere un alto livello bisogna avere anche una panchina pronta a subentrare senza fare abbassare il livello o mantenerlo comunque, quindi se non si sperimenta questo durante le partite che possono permetterlo sarebbe un suicidio, insomma. Sì, è giusto, è vero, adesso non abbassiamo la guardia, però è giusto. Anche qua Falanga non tradisce, ci sarà l'occasione in questi prossimi fine di set di vedere in azione Cheli, è entrato anche Guglielmo come libero al posto di Rudy, ci sta, manca solo l'appello Luca Della Pietra come palleggio che era entrato settimana scorsa. Falanga in battuta, Saronno recupera, Skyra invasione di Albisola non vista, c'è il secondo palleggio in campo per Albisola, avanti e sotto, dentro e giù con il buon Ronzo che mette un altro punto sul tabellino, non fa assolutamente rimpiangere né Buratti né capitan Spairani. Chiede qualcosa a Gigi Lady ma non ho capito che cosa. 20 a 14, forse siamo 21, credo che sia 21, sì esatto, era questo il tema. Falanga è battuto d'assalto dopo due errori abbastanza gravi in battuta, ha mantenuto un alto livello, questa molto buona, 4, ormai Albisola è sotto la doccia, devo dire, forse la mamma deve buttare la pasta o le quasi para della pasta al pesto. Adesso ovazione
ragazzi, è rientrato Spairani dopo un infortunio non facile da gestire, lussazione della spalla, spero che verrà utilizzato solo a muro e non in attacco. Errore di Falanga dopo però delle buoni turni di battuta, sono stati tre. Adesso il numero 9 degli ospiti in battuta al secondo palleggio, vado a recuperare il nome quanto prima, Gaggini, ce l'abbiamo fatta di prima intenzione, la palla di Coscio, Coscio esce e entra Luca Della Pietra che comunque ha una buona battuta, battuta a salto flot tesa. Tre partite di campionato, tre partite giocate da Luca Della Pietra, anche lui prodotto nel nostro vivaio l'anno scorso in finale, settimo posto campionati nazionali under 18. Punto di Spairani e questa è una grande notizia per tutti, applaudono tutti. Ok, adesso entra anche Stefano Scalpino, il nostro assistant coach, grande soddisfazione, l'abbiamo tesserato all'ultimo momento, grande idolo dei tifosi, festa per tutti, vai Luca, è grande ace anche per Luca, no, attenzione, non è finita. Tiene Albisola. Tiene Scarpino. Palla di Cheli, tutto andato bene, forse era anche un 4 direi. Bruno non so se è passata la palla questa qua, però l'arbitro non si è sentito, dopo è andato tutto bene, sinceramente spegniamo due parole, hanno giocato tutti, hanno giocato anche gli assistant coach, mancavo solo io che rientravo, potevo rientrare da ma vabbè, per fortuna a me non mi schierano. E nel freddo di Saronno 25-15 maturato solo nella seconda parte del set, perché prima non si è giocato molto bene. No dai, penso che alla fine il far giocare tutti e soprattutto i più giovani, quelli che hanno meno spazio, è comunque stato una buona occasione, insomma. Sì, sì. No, su questo devo dire è sempre un tocca sana per tutti, si comincia la settimana in altro modo, si finisce il sabato sera in maniera molto più rilassata e piena di gioia. Adesso un arrivederci a tutti, ringraziamo Bruno che è venuto a trovarci, se poi capiterà un'altra volta, noi siamo qua sempre alle 6:30, se non si addormenta sul divano di casa e se non ha pari dalle 9 lui è sempre benvenuto. Grazie ancora, ci rivedremo quando sarà l'ora del derby, quando ci studieremo bene il calendario anche noi. Sicuramente il derby sarà l'obiettivo primo. Va bene, grazie a tutti, adesso momento dell'H, un silenzio. E lasciamo tutti i tifosi, ringraziano i nostri beniamini, i nostri giocatori ringraziano i tifosi, le tribune tutto sommato sono gremite, la gente è contenta, che cosa devo dire, un saluto a tutti. Saronno si congeda prima in classifica, 9 punti, 9 set vinti e 1 subito. A risentirci settimana prossima, giocheremo ancora in casa contro il Gerbaudo Savigliano che non naviga in buonissime acque, ma che comunque anzi in realtà è nella metà alta della classifica, avendo però incontrato una squadra di basso livello. Vecchia conoscenza, abbiamo giocato tante partite in B2 negli anni precedenti e vedremo come riusciremo a affrontare la settimana che si aspetta non facile. Un saluto a tutti.